E sulle fonti TV ogni mese l'appuntamento è con Market Star, ogni mese facciamo il punto naturalmente sui mercati, sul risparmio gestito, sulla view degli investitori, sulle tendenze principali, insomma, che in qualche modo si stanno seguendo. Nella puntata di oggi avremo tanti spunti, ancora più del solito in realtà, quindi andiamo velocemente nel senso che non parlo troppo io, ma darò subito la parola a Sara Silano, Morningstar Italy, che è già collegata con me. Grazie Sara per essere con noi, insomma un programma in collaborazione con Morningstar Italy. Ciao Sara, ben trovata. Buongiorno a tutti voi, ben ritrovati. Anche perché questa puntata la dobbiamo iniziare parlando di un appuntamento speciale che è quello con il Salone del Risparmio. Siamo proprio inseriti in questo mood perché è operativo in questi giorni, è il più grande evento di settore, permette proprio ai diversi attori di mercato di condividere quelle che sono esperienze, nuove idee, stabilire anche come guardare al futuro, insomma, che è un po', Sara, quello che noi facciamo sempre con il nostro spazio, con Market Star. Naturalmente con tutte le novità, le normative fiscali, operative riguardanti proprio l'industria del risparmio gestito. Allora, partiamo da qui, poi naturalmente apriremo tutte le altre parentesi che di solito analizziamo in questo format. Sono tanti i percorsi e i temi del Salone del Risparmio. Intanto ti chiedo se tu andrai e soprattutto quali sono, cioè se lo seguirai anche da remoto, insomma, quali sono i temi che seguirai con più attenzione, che secondo te in questo momento sono i più importanti? Sì, non sarò presente fisicamente, però lo seguirò via streaming. Questo salone dà questa doppia opportunità di seguire le conferenze sia in presenza sia attraverso il sito del salone. Quindi la mia scelta sarà la seconda. Ed è interessante veramente guardare i percorsi che ci sono per questo salone, i percorsi di approfondimento, perché vengono trattate tantissime tematiche dall'educazione finanziaria alla sostenibilità, all'inclusione, anche ai trend dell'industria, ai cambiamenti nell'industria, quelle che sono le caratteristiche dell'industria del risparmio oggi. Si parlerà di innovazione tecnologica, si parlerà di innovazioni di prodotto, appunto di investimenti sostenibili, perché comunque anche l'industria è in questa fase di cambiamento che non è stata solo indotta dall'ondata pandemica, ma che aveva già le sue radici ben più lontane. Pensiamo al discorso della grossa quantità di liquidità che c'è sui conti correnti dei risparmiatori, e quindi la necessità comunque e l'importanza che questa possa essere canalizzata nel modo corretto, possa andare a finanziare la ripresa dell'economia reale. Io poi personalmente ho messo in agenda alcuni appuntamenti, tra cui appunto quello dove si parlerà di liquidità proprio per costruire nuovi mondi, perché dobbiamo fare effettivamente una riflessione sul dopo pandemia e su quale aspetto avrà la nostra vita, la nostra economia e la nostra società nel dopo pandemia. E nello stesso tempo l'altro appuntamento che mi sembra anche molto interessante è un appuntamento con Stefano Mancuso, che è un botanico, perché io personalmente ho letto qualche anno fa il libro, uno dei suoi libri, La missione delle piante, e in effetti è interessante vedere come il mondo vegetale è un po' un esempio di organizzazione non gerarchica, di organizzazione collaborativa. E forse nel nuovo mondo, se veramente vogliamo parlare di sostenibilità, di inclusione, dobbiamo andare un po' in questa direzione. Ok, certo, certamente. Senti, in apertura si parlerà dello stato dell'industria del risparmio gestito, appunto come dicevamo anche poco fa. Abbiamo qualche dato aggiornato su quella europea per fare il punto della situazione? Il patrimonio dell'industria europea del risparmio ha toccato livelli record. A luglio siamo a quota 11.688 miliardi di euro, quindi è un'industria che è in salute, è un'industria che continua a registrare degli flussi netti positivi, con strategie attive che sì, hanno raccolto di più nell'ultimo mese, ma attenzione con le strategie passive che continuano a guadagnare quote di mercato. Gli investitori
mese, se nell'ultima rilevazione hanno scelto un po' di più la prudenza, hanno scelto più fondi obbligazionari rispetto ai fondi azionari e soprattutto tra gli obbligazionari quelli a più breve termine. Però è ancora un'industria comunque che è sana e che continua a produrre flussi netti positivi. D'altro lato bisogna tenere in considerazione l'aspetto invece della tendenza comunque a investire anche in strumenti passivi, quindi strumenti indicizzati che hanno comunque generalmente dei costi più bassi. Ok, allora beh, a questo punto viene subito spontanea farti la domanda su dove si sono dirette le preferenze degli investitori nella prima parte dell'anno, no? Per capire lo sguardo dove si è concentrato. È interessante questo aspetto perché se a luglio noi abbiamo visto una maggiore prudenza da parte degli investitori, in realtà nella prima parte dell'anno, quindi fino a giugno, da gennaio a giugno, abbiamo visto un atteggiamento prevalentemente di propensione al rischio, si dice modalità risk on, nelle loro scelte di portafoglio, dove la preferenza quindi è andata a strumenti azionari ed è andata anche a strumenti non solo specializzati su società a larga capitalizzazione globali o strumenti specializzati sui titoli più grow orientati alla crescita, ma anche su alcuni tematici. E qui attenzione, vediamo in primo piano il settore ecologia, vediamo il settore tecnologia da un lato, settore ecologia, stiamo parlando di aziende che forniscono prodotti e servizi per un ambiente più pulito, quindi ritorna al tema della sostenibilità e quindi della maggiore attenzione dei consumatori alle tematiche green, dall'altro la tecnologia, l'innovazione che rimane un tema centrale per gli investitori, i quali probabilmente ormai sono convinti che l'innovazione sia un trend di lungo periodo che quindi può resistere a battute d'arresto temporanee perché comunque è in atto una trasformazione digitale dell'economia, un passaggio da modalità di produzione e sistemi economici più tradizionali a nuovi che integrano nuove tecnologie che integrano il digitale. E poi infine vorrei citare anche un'altra tendenza che è quella a investire in obbligazioni cinesi in valuta locale e in questo caso ci si domanda se effettivamente questi non stiano diventando questi strumenti un nuovo strumento di diversificazione dei portafogli per gli investitori perché comunque hanno mostrato delle performance migliori durante il periodo tumultuosi e quindi appunto vengono oggi scelti e inseriti nel portafoglio anche in un'ottica di diversificazione. Ok, ottimo. Abbiamo visto anche chiaramente in questo grafico tutto quello che tu Sara ci hai spiegato. Adesso parliamo di ETF, secondo me, perché ci stiamo preparando all'autunno e quindi è interessante capire quali sono i trend da osservare proprio per i prossimi mesi. Gli ETF, in effetti abbiamo detto, sono strumenti che entrano sempre più nei portafogli degli investitori. In base a quello che noi abbiamo visto dalle tendenze in alto sulla raccolta a livello europeo, sicuramente c'è ancora un interesse a quelli azionari, ma anche una crescita dell'interesse per quelli obbligazionari. E in questo caso, di nuovo, se guardiamo all'autunno, è in atto un bilanciamento del portafoglio. Questa domanda ce la dobbiamo fare, probabilmente ce la faremo anche nei prossimi mesi, lo andremo ad analizzare con i dati che usciranno nelle prossime settimane. L'altro aspetto è la riduzione della duration della componente obbligazionaria, quindi una tendenza anche nel comparto degli indicizzati a scegliere scadenze più brevi, anche se nessuno, diciamo, si aspetta un aumento dei tassi di interesse nell'immediato futuro, però tutti guardano alle pressioni inflazionistiche e ai dati sull'inflazione. Altro aspetto da monitorare, guardando anche all'autunno, è un certo rallentamento della raccolta di due grandi tipologie, gli ETF tematici e quelli sostenibili, che appunto nel secondo trimestre si sono allontanati da quelli che erano stati i record del primo trimestre, però escono da un periodo molto positivo, con un patrimonio che comunque continua ad aumentare e un ruolo che continua ad aumentare nel portafoglio. Infine,
Diciamo che ancora c'è stata una tendenza nel secondo trimestre a privilegiare l'orientamento al valore rispetto a quello alla crescita, e questo è un trend che dovremo andare a valutare nei prossimi trimestri, perché comunque a livello di andamento di questi due stili di gestione quest'anno non sembra ancora esserci un chiaro vincitore. Allora Sara, apriamo proprio il nostro solito campo del market view per capire un po' cosa sta interessando a proposito di diversificazione, se vogliamo, in questo momento. Allora, il primo terreno di sfida per gli investitori è sicuramente quello degli alternativi. Che cosa però bisogna tenere in considerazione per investire in questo periodo? Partiamo dagli alternativi. Sì, i fondi alternativi, lo ricordiamo, sono... con questo termine ci riferiamo a dei fondi che seguono strategie simili a hedge fund, però nell'ambito sotto il cappello della normativa europea sui fondi aperti. E quindi in effetti sono strumenti che stanno sempre più diffondendosi, e quando gli investitori si avvicinano a questi strumenti devono tenere in considerazione alcuni aspetti. Il primo è un rischio di sopravvivenza, perché è raro trovare fondi longevi in queste categorie. Anche strategie di successo possono non sopravvivere nel tempo, e quindi anche poi succedersi strategie vecchie con strategie nuove, ma anche quelle nuove non durare. Quindi rischio di sopravvivenza. L'altro aspetto è il discorso della liquidità, che è un problema rilevante per tutte le categorie di fondi, ma i gestori alternativi possono cercare di aumentare i rendimenti con dei titoli più opachi o poco scambiati in borsa, e questo può generare più problemi di liquidità. Terzo, la complessità: questi strumenti hanno magari dei livelli di complessità superiori a quelli tradizionali, che possono essere un vantaggio se portano a una produzione, a un aumento del valore, ma possono anche poi generare invece delle problematiche e quindi perdite maggiori. Quarto, effetto leva, molto utilizzato nelle strategie alternative, e quindi anche in questo caso ricordare che l'effetto leva può amplificare i rendimenti ma anche le perdite. Quinto, ricordiamo appunto che non sono hedge fund, quindi hanno dei vincoli maggiori proprio per la tutela dei risparmiatori, ma questi possono anche essere dei vincoli poi nella possibilità di adottare determinate strategie. Ultimi due, i costi generalmente sono più elevati, e infine attenzione anche alle scelte degli investitori, che tendono magari a entrare in queste strategie quando sono già molto popolari e poi a uscire quando non hanno più rendimenti brillanti, quindi accentuando le perdite. Allora, altro tema che peraltro è un tema che ci riporta ancora direttamente al salone del risparmio di questo periodo, però un tema di cui parliamo sempre, cioè quello ambientale, no? Ogni puntata di Marketstar lo affrontiamo, e voi come Morningstar Italy, insomma, lo portate avanti in modo veramente importante. E a questo proposito, da un recente studio proprio di Morningstar è emerso che l'investimento in energie alternative non è così low carbon come sembra. Perché Sara? Quali sono le ragioni? Cosa avete evidenziato? Sì, le strategie che investono in energie alternative sono strategie effettivamente che sono diventate popolari, hanno raccolto circa 10 miliardi di euro in Europa dall'inizio dell'anno. L'idea è quella chiaramente di contribuire alla transizione energetica, ma quello che noi abbiamo messo in luce è che possono esserci in effetti dei rischi legati ai fattori ambientali, sociali e di governance che sono maggiori rispetto a un investimento, diciamo, tradizionale, e l'analisi ha anche messo in luce che ad esempio l'indice Morningstar Global Market sulle energie rinnovabili ha un'intensità di carbonio che è circa 10 volte superiore al benchmark azionario globale. Ed è un dato che può apparire controintuitivo, dato che il paniere comunque include industria eolica, solare, fonti puliti, trasporti green, eccetera. In realtà ci sono diversi fattori in gioco. Innanzitutto, molte di queste aziende sono ancora coinvolte nelle fonti fossili. Ricordiamo che non siamo ancora in un mondo totalmente green. Pensiamo al segmento dell'utilities, eccetera. Quindi c'è un aspetto di utilizzo comunque ancora di fonti fossili. Ci sono altri aspetti da considerare, che ad esempio io posso avere un'auto elettrica che
che non ha emissioni inquinanti, ma posso avere altri rischi ESG, ad esempio legati agli standard di lavorativi, agli standard dei prodotti e quant'altro. Quindi bisogna essere consapevoli che siamo ancora in una fase di transizione verso un'energia pulita, e quindi anche quando andiamo a investire nelle rinnovabili non possiamo pensare che siamo totalmente, non stiamo inquinando del tutto. No, infatti, magari, no? Fosse così, però in realtà dobbiamo considerare tanti aspetti. Fondi del settore acqua, mi sembra di capire che se ne stia parlando sempre di più, però adesso me lo dirai tu, Sara, nel senso che da diverse parti, insomma, mi sono arrivati input, quindi mi immagino che sia un tema che diventerà sempre più importante. Comunque, su questo, anche su questo Morningstar ha fatto però emergere delle criticità, a prescindere dal fatto che sia un tema di cui si parla sempre di più. Quali sono queste criticità? Sì, premetto che effettivamente il tema dell'acqua e della siccità è un tema molto importante anche in Italia, e quindi l'auspicio è che se ne parli, ma soprattutto che si trovino delle soluzioni. Stiamo vivendo di fatto in molte regioni un periodo di siccità, di mancanza di piogge, sì. E quindi di fiumi che sono ai livelli minimi. Però ecco, se guardiamo a livello di investimenti, sicuramente i fondi che investono nell'acqua sono fondi che si trovano al confine tra l'aspetto dell'investimento sostenibile e quello dell'investimento tematico. Ci sono tanti modi per dire che si sta investendo nell'acqua, e la discrezionalità che ha il gestore spesso può portare ad acquistare delle società che poi sono anche parte di altri portafogli più ampi. Quindi è difficile in questo momento veramente legare l'investimento in fondi sull'acqua al problema dell'acqua o al business dell'acqua. E di questo bisogna essere consapevoli. I nostri analisti sono anche perplessi sul fatto se forse questi fondi non siano troppo di nicchia in questa fase, e quindi magari cercare un'esposizione a questo settore in fondi più diversificati. Non seguono bene il prezzo dell'acqua, bisogna dirlo, e quindi ecco, diciamo che sì, possono essere molto interessanti per un buon l'idea di contribuire a risolvere i problemi dell'acqua, ma non sempre in effetti lo fanno. Ottimo, cioè ottimo, ottimo nel senso che bisogna mettere in evidenza queste criticità, non ottimo per i risultati ovviamente. Allora, altro filone del salone, mi fa piacere riprendere questo tema, quello dell'inclusione, perché vabbè, noi come le fonti ne parliamo sempre, anche con i nostri resoconti mensili, dopo la nostra maratona che, ben ti ricordi, anche tu sei stata protagonista insieme a noi, insomma, aveva fatto un po' il punto in 24 ore rispetto a quanto accade, no? Sul tema dell'inclusione, e anche noi effettivamente ci siamo resi conto che le aziende in qualche modo provano a essere un po' al passo con i tempi, e quindi provano a star dietro a questo tema e a essere più inclusive, ma insomma oggi sarà una puntata in cui emergono anche molte criticità, ma è giusto che sia così, speriamo di superarle poi a breve. I casi di discriminazione, leggo, aumentano, come si spiega questo fatto? Sì, nel 2020 c'è stata un'impennata di controversie su questioni etniche e razziali. Il problema è che poche imprese vanno oltre gli obblighi informativi e regolamentari. Io sto parlando a livello globale. Un'analisi di Sustainalytics su un campione di 3.300 aziende nel mondo ha fatto emergere 288 incidenti in 130 imprese solo l'anno scorso sulle tematiche etniche e razziali, e le controversie sono di due tipi: quelle interne riferite al trattamento dei dipendenti, quindi più legate anche alle opportunità di carriera eccetera, e quelle esterne derivanti dall'impatto di prodotti e servizi sulle comunità di riferimento. Teniamo conto che rispetto al 2019 le prime, cioè quelle interne, sono aumentate del 175%, le seconde del 510%. Quindi su questo dobbiamo fare una riflessione.
Tra i settori sul banco di imputati c'è anche quello finanziario, il 63% delle controversie ha coinvolto banche o istituzioni creditizie. L'incremento del numero di incidenti interno alle aziende invece è imputabile più al settore dei beni di consumo. Quello che rileva è il fatto che appunto queste aziende sì che stanno intraprendendo delle iniziative per ridurre le probabilità di controversie o di incidenti, ma in realtà stanno reagendo ancora a delle situazioni che si vengono a creare. Invece, per avere una riduzione di questo tipo di controversie, dobbiamo aspettare che le aziende attuino delle strategie di prevenzione, e sono ancora davvero troppo poche quelle che lo fanno. Mm-hmm. Ok, poi 2021, allora è stato anche un anno in cui abbiamo assistito a tanti infortuni sul lavoro. Poi vabbè, è anche vero che per un po', no, sai, con il Covid, Sara, si è parlato meno di altre notizie e anche tutte queste notizie magari sono passate in secondo piano, ma poi ci siamo, come se ci fossimo risvegliati, no? Ci siamo accorti che non è che non esistesse più il problema, anzi il problema è aumentato, questo è ancora più grave, però ci siamo accorti di un'altra cosa, che non è un problema solo italiano, non so se dire per fortuna, perché poi in realtà la fortuna non c'entra niente. Puoi darci qualche dato a livello globale su questo tema? Sì, qui mi riferisco nuovamente a uno studio di Sustain Analytics, che è una società del gruppo Morningstar e che a livello globale ha analizzato proprio le questioni legate ai lavoratori e ha visto che appunto tali problematiche sono presenti quasi in tutti i settori industriali e coinvolgono oltre 4.400 aziende nel mondo. Il più alto livello di rischio non gestito legato a questo tipo di problematiche, cioè mancanza di politiche, procedure, sistemi adeguati per i dipendenti, è stato registrato nei comparti software e servizi, energetico, meccanico, semiconduttori, quindi laddove il capitale umano è molto importante e quindi queste probabilità aumentano. Il fallimento nella gestione delle politiche lavorative ha prodotto un gran numero di controversie. Dallo studio ne sono emerse quasi 1.800 a fine giugno 2021, sono i dati, e a livello globale. La maggior parte di questa riguarda i rapporti tra dipendenti e imprese, e le aree critiche, attenzione, sono la salute dei lavoratori, la sicurezza e i diritti umani. Qui l'industria dell'acciaio è la più colpita, seguita dal settore alimentare, da quello dei trasporti e dei materiali edili. Attenzione che appunto i casi di inadeguata gestione della forza lavoro sono numerosi, sia nella violazione di diritti umani, fallimento di negoziati sindacali, esempi di cattiva condotta li troviamo ad esempio anche nelle imprese che operano nelle piantagioni di olio di palma nel sud-est asiatico, li troviamo in tanti settori, e quindi anche in questo caso ancora bisogna fare molto. Bisogna fare molto, appunto. Qual è il ruolo, così per andare anche a conclusione, Sara, quale ruolo possono avere gli investitori nel promuovere il cambiamento verso condizioni migliori, insomma, che ciascuno di noi può metterci del suo? In che modo? Sì, tutti possono metterci del suo. I dati che abbiamo sull'ultima stagione delle assemblee negli Stati Uniti ha fatto emergere che i temi della diversità, equità e inclusione sui luoghi di lavoro sono al secondo posto per il supporto ricevuto dagli azionisti con il loro voto. Questo significa che gli investitori nelle aziende iniziano a chiedere trasparenza, comunicazione e azione su queste tematiche qui, ed è veramente un passaggio molto importante. Purtroppo non abbiamo gli stessi dati per l'Europa, perché non c'è lo stesso sistema normativo, però sicuramente questa consapevolezza anche degli investitori dell'importanza del capitale umano, come anche importanza del capitale umano come modalità per permettere alle aziende di rimanere competitive e quindi anche di passare questa trasformazione verso un mondo più sostenibile, ma anche tecnologicamente diverso e avanzato, è un aspetto importante. E quindi ci dobbiamo aspettare effettivamente che le cose possano cambiare anche sulla spinta dell'attività degli investitori istituzionali. Ovviamente l'attività normativa è anche sempre molto importante.
Ok, allora benissimo Sara Silano, oggi una puntata un po' più ricca del solito, anche perché siamo partiti proprio da questo speciale Salone del Risparmio, con tutti i temi che mi fa piacere, insomma, ritrovare, a prescindere dal fatto che ne parliamo sempre, proprio inseriti, no, in questo Salone del Risparmio. È importante, vuol dire che c'è quantomeno la consapevolezza che sono temi da portare avanti sempre di più e da approfondire sempre più, Sì, vero? l'abbiamo visto, ci sono addirittura dei percorsi dedicati a questi temi anche al Salone del Risparmio. La sostenibilità è già da anni un tema del Salone del Risparmio. Aver anche, ho introdotto proprio anche la tematica dell'inclusione come tematica portante, secondo me è un passo in avanti per far conoscere anche che cosa ci sta dietro questi termini che possono apparire così molto generali o molto lontani dalla finanza e dall'economia. Ottimo, allora Sara Silano, io ti ringrazio, Morningstar Italy, naturalmente ringrazio tutto il team che collabora con noi per il format Market Star. Ci rivediamo il prossimo mese per un ulteriore bilancio, insomma, insieme. Quindi grazie e buon Salone del Risparmio. Grazie e una buona giornata a tutti. Grazie.